Il coordinamento della rete delle associazioni di Giarre si è riunito per puntare ancora una volta l'attenzione su argomenti di fondamentale importanza per Giarre, Riposto, Mascoli, Fiume Freddo e per tutti i comuni limitrofi. La richiesta di interventi relativamente alla gestione dei rifiuti, l'avvio della raccolta differenziata, la realizzazione di isole ecologiche e di riciclo. La riduzione e il riciclo dei rifiuti, in particolare, proteggono l'ambiente e la salute dei cittadini, oltre ad apportare un notevole vantaggio economico. Sì, la rete delle associazioni, dopo, diciamo, l'argomentazione e comunque il dibattito avuto sulla sanità, si vuole occupare anche dei rifiuti su Giarre, Riposto, Mascoli, Fiume Freddo e comunque sul territorio ionico e tirreno, per, diciamo, appunto sollecitare quello che sia l'inizio o comunque la procedura per l'organizzazione delle ARO che sono state, diciamo, attuate dalla regione siciliana e che, se non sbaglio, se non erro, ha dato dei termini per autunno per procedere alla loro attuazione. Ovviamente non è giustificato il fatto di aspettare appunto i termini regionali. Abbiamo avuto appunto l'esempio di Zafferana, abbiamo avuto un incontro con i dirigenti di Zafferana dove appunto la differenziata è già arrivata a percentuali molto alte, 80-90%, e questo è un significato, significa appunto che non abbiamo bisogno delle leggi per poter fare le cose bene. E ritengo quindi opportuno che, diciamo, in questi comuni venga iniziato una raccolta differenziata, ma una raccolta differenziata fatta in modo ottimale. La rete delle associazioni chiede pertanto ai sindaci dei comuni interessati dal problema di avviare entro tempi brevi un servizio di raccolta differenziata sempre efficiente e produttivo, sfruttando i rifiuti come risorsa del nostro territorio e di pensare anche alla possibile nascita di consorzi comunali per abbattere i costi di gestione. La rete delle associazioni dà però stavolta un ultimatum riguardo alla fattiva concretezza e alla messa in atto delle proposte e dei progetti in questione. Era stato detto che doveva essere fatta una sperimentazione nella frazione di San Giovanni di Pontebello, anche se la rete dell'associazione ritiene, non dico inutile, però credo che se partono a fronte della differenziata i cittadini sicuramente sono abbastanza sensibili per una loro sua attuazione. Non credo ci sia bisogno di una sperimentazione di una raccolta differenziata. Ripeto, in altri comuni già è stata fatta, non c'è una scienza dietro un bisogno di una scienza dietro appunto una raccolta differenziata. Basta la volontà amministrativa e dei cittadini. Credo dei cittadini ci sia. La rete associazioni ha una volontà di volerla fare, aspettiamo l'amministrazione, aspettiamo una risposta. Qualora non abbiamo delle risposte, andremo direttamente a parlare con gli amministratori e qualora niente venga fatto, agiremo di conseguenza legalmente.